Sono con la dottoressa Nicoletta Corbelli, direttore dell'Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Siamo alla vigilia dell'evento Sposi sotto le stelle, ideato ed organizzato da Daniela Corti di Madreperla Event e Federica Ferranti di Nina Lilù. L'evento si terrà domani sera nella splendida cornice di Piazza della Libertà, qui nella Repubblica di San Marino. Dottoressa Corbelli, cosa rappresenta oggi il mondo del wedding per San Marino? Allora, il mondo del wedding è diciamo una scommessa importante che abbiamo inserito anche come uno dei prodotti prioritari da sviluppare nel piano strategico quinquennale per il turismo. Quindi proprio in questi ultimi mesi ci siamo fatti una serie di domande su come dare impulso a questo settore, dato che già da tempo la normativa permette di celebrare matrimoni con rito civile in varie location anche molto suggestive. Quali sono i luoghi su cui puntate come location uniche per il wedding? Allora, il legislatore ha fatto la scelta di promuovere location che sono principalmente musei e monumenti. Quindi l'idea è proprio quella di aprire questi luoghi storici molto importanti per noi e di renderli, diciamo, disponibili per la celebrazione del giorno più bello. Ne abbiamo alcuni veramente d'impatto, prima e seconda torre, per esempio, in particolare la prima torre col suo giardino esterno è un luogo in cui già sono stati celebrati matrimoni che veramente si presta in maniera perfetta a un tipo di evento di questo genere. E poi ancora, per esempio, la Cava dei Balestrieri è un luogo iconico, importante, proprio collocato in centro storico, dove normalmente la nostra Federazione Sammarinese dei Balestrieri si esercita ed organizza i propri tornei. E quindi anche qui si respira un'atmosfera, un'area storica molto suggestiva. Ancora Palazzo Pubblico, che è la sede del nostro Parlamento, delle istituzioni principali di San Marino, già da diversi anni, da sempre, diciamo, è possibile sposarsi e anche questa è una delle location scelte come preferita, in parte perché è una location al chiuso, quindi permette, insomma, di organizzare tranquillamente i matrimoni, anche in stagioni, diciamo, non estive, ma soprattutto perché è possibile sposarsi proprio nella sala in cui si riunisce il nostro Parlamento, il Consiglio Grande Generale. Avete quindi già esperienza di matrimoni organizzati qui nella Repubblica di San Marino? Esattamente, da sempre ci si sposa con rito civile e con rito religioso. In particolare, diciamo, le nuove location che da alcuni anni sono state introdotte come luogo di matrimonio hanno visto già diverse celebrazioni. E diciamo che al 50% abbiamo matrimoni celebrati con sammarinesi e italiani, ma per una parte anche matrimoni celebrati con coppie provenienti da paesi diversi, quindi per esempio Russia, Germania, Regno Unito, per citarne solo alcuni. Quali sono i punti di forza della Repubblica di San Marino come destination wedding? Ma sicuramente è il fatto che siamo appunto un luogo unico al mondo, così recita un po' il nostro claim, quindi un posto che ha 1700 anni di storia, quindi a livello evocativo, di immagine, proprio di suggestione, l'idea di venire a sposarsi qui in un luogo piccolo dove si è un po' coccolati, dove tutto può essere personalizzato, è un qualcosa che è molto attrattivo. E in generale, chiaramente, gli shooting fotografici con i paesaggi, le vedute e appunto, alcuni scorci che possono essere valorizzati dai bravi fotografi rendono il tutto veramente memorabile e indimenticabile.